La nostra grande cattedrale è stata iniziata molte generazioni fa, dai nostri nonni e prima ancora dai loro padri. Alcuni dicono che avessero sogni troppo grandi, che la loro ambizione va oltre le nostre capacità. Ma voi siete qui oggi per completare la grande opera iniziata tanto tempo fa. Ma come mai nessuno ha risolto il mistero della cupola? Perché richiede una grande conoscenza della matematica. Il suo peso da solo costringerebbe l'intera struttura a crollare senza dubbio sui fedeli in preghiera. Nessuna impalcatura potrebbe mai arrivare ad un'altezza simile. Come propongo di completare il costruendo un gigantesco pilastro esattamente come montagne, terra mescolata a monete. Per supportare il peso del tetto, ovviamente dovrebbe essere sostenuto qui, in questi monti. Vedete esattamente qui. Con molto rispetto per i miei colleghi. È indiscutibile. Senza alcun dubbio. Il solo modo. La soluzione. L'unico modo. Folli, ciarlatani e anche impostori. Nessuno di voi è degno di essere chiamato architetto. Messer Meri, ci domando scusa, ma io non sarei venuto se avessi saputo che lui era stato invitato. Non sono stato invitato, ma sono venuto ugualmente, perché nessuno di voi sa come completare questo glorioso edificio. Filippo Brunelleschi, al vostro servizio. Le porte che avete disegnato per il battistero sono di incomparabile bellezza. Ah. È stato 20 anni fa. E la commissione era stata concessa agli dèi. E quest'uomo è un orafo, sì, non un architetto. È stato un buffone dalla lingua lunga. Io sono un genio, in anticipo sui tempi. Come proponete di completare la cupola, Mastro Brunelleschi? La risposta è molto semplice. Non richiede nessun pilone, né pietre spugnose o montagne di terra e monete. L'artista scorge ciò che la natura cela. Vi è stato domandato in che modo, genio? Ha sentito la domanda. Ed ecco la risposta. La vostra presentazione è stata teatrale, Mastro, ma povera di dettagli. Vi aspettate che condivida i miei segreti con quelle canaglie, forse? Ruberebbero la mia genialità e direbbero che gli appartiene. Di certo spiegherete a me come pensate di costruire la cupola, poiché sono l'uomo che pagherà per farlo. Siete mai stato a Roma? Sì, molti anni fa. Quindi avrete avuto modo di osservare la bellezza del Pantheon, costruito così tanti secoli fa dagli antichi. Sì, certo. Ho trascorso lunghe ore ad osservarlo, studiandolo da ogni angolazione. E so che l'unico modo per completare la nostra cattedrale è farlo senza impalcature. Nell'aria. Come? Costruendo non una, ma due cupole. La cupola interna servirà da supporto a quella esterna. Ingegnoso. Per cominciare, i primi 15 metri saranno costruiti in pietra. Poi useremo materiali più leggeri, mattoni o pietra spugnosa, disposti a spina di pesce, in modo che ogni mattone supporti gli altri. Un contrafforte sospeso, incassato nella cupola stessa. Per l'esattezza. Come sapete che reggerà? Non lo so. Nessuno può dirlo, perché nessuno ha mai tentato di costruire una struttura simile su così larga scala. Se mi finanzierete, per voi sarà un atto di fede.